Sì, allora Gio Cristo, buongiorno. Oggi è lunedì 20 novembre. Dice il Signore, io ho progetti di pace, non di sventura. Voi mi invocherete e io vi esaudirò, vi radunerò da tutte le nazioni dove vi ho disperse. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni uscì una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. In quei giorni uscirono da Israele uomini scellerati che persuasero molti dicendo: Andiamo, facciamo alleanza con le nazioni che ci stanno attorno. Perché da quanto ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Parve buono ai loro occhi questo ragionamento, quindi alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni delle nazioni. Costruirono un ginnasio a Gerusalemme, secondo le usanze delle nazioni, cancellarono i segni della circoncisione, e si allontanarono dalla Santa Alleanza. Si unirono alle nazioni e si vendettero per fare il male. Poi il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Anche molti israeliti accettarono il suo culto, sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. Nell'anno 145, il 15 di Chisleu, il re innalzò sull'altare un abominio di devastazione. Anche nelle vicine città di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. Stracciarono i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. Se presso qualcuno veniva trovato il libro dell'alleanza e se qualcuno obbediva alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte. Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi impuri e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la santa alleanza e per questo appunto morirono. Grandissima fu l'ira sopra Israele. Parola di Dio. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Mi ha invaso il furore contro i malvagi che abbandonano la tua legge. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto, ma non ho dimenticato la tua legge. Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i tuoi precetti. Si avvicinano quelli che seguono il male, sono lontani dalla tua legge. Lontana dai malvagi è la salvezza, perché essi non ricercano i tuoi decreti. Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, perché non osservano la tua promessa. Alleluia, alleluia. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: Passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse. Ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò, che cosa vuoi che io faccia per te?
Egli rispose, Signore, che io veda di nuovo. Gesù gli disse, abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria, ci faccia crescere nell'amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.